Ma voi, ragazzuoli miei, ragazzuoli belli, ve le ricordate quelle che erano le dichiarazioni del signor Chinè quando si era ritrovato a parlare un pochettino davanti ai microfoni della situazione Juventus? Ve le ricordate le parole del signor Chinè per stare dalla parte del sicuro? Ve le ricordo io. La Juventus ha avuto un'indagine alla Procura di Torino per bravura di quei magistrati, per infortuna di quei magistrati, non lo so. Comunque, la Juventus, la Procura della Repubblica di Torino, ha fatto un'indagine con intercettazioni telefoniche e sequestri e perquisizioni, è riuscita ad acquisire dei documenti che nessuna altra procura è riuscita ad acquisire sulle altre società coinvolte in questo scambio di calciatori. Quindi è ovvio che avrete letto la stampa, c'erano dei documenti in quel processo, ormai il processo è finito, come sapete, la sportivo, la decisione è definitiva, è passata, diciamo, in giudicato, quindi è intangibile nel processo sportivo. È ovvio che quello che c'era contro la Juventus, in virtù della bravura dei magistrati di Torino, che avevano fatto delle operazioni di indagine, come dire, io non l'avevo nei confronti delle altre società. Ci sono ancora indagini, su altre società, su quegli scambi. Però al momento qualche procura della Repubblica ha dovuto archiviare perché non aveva degli elementi, qualche altra sta ancora lavorando. È ovvio che se io dovessi ricevere dei documenti, degli elementi, come ho avuto la Juventus, io potrei riaprire il processo nei confronti della società. E qui, al netto di quelli che sono stati gli sviluppi nella giornata di ieri, vedremo quale tipo di credibilità può realmente avere la giustizia sportiva. Vedremo, perché qui, in questa circostanza, delle notizie sono giunte. Probabilmente un qualcosina, si spera, presumibilmente possa passare anche sotto, no, la Procura federale, sotto la fantomatica giustizia sportiva. E vedremo che cosa accadrà. Vedremo. È vero che quella volta di fatto si erano proprio altamente sbattuti i maroni delle dichiarazioni dei diretti interessati, quindi figuriamoci, no, quale tipo di cosa particolarmente nuova può emergere. Ti eri sbattuto i maroni dei diretti interessati che ti hanno detto: no, beh, io ad onor del vero a Lille non ci sono mai stato, siamo rimasti un pochettino, dai, utilizzando un termine anche particolarmente sobrio ed elegante, inculati, quindi vedremo, poi, no, che cosa succederà. Che cosa è successo? Niente. Che cosa è successo? Niente. E qui però, in tutto questo, con la chiusura delle indagini della Procura di Roma, si prospetta l'accusa, ecco, almeno, del falso in bilancio per l'operazione Osimhen, operazione che, tra le altre cose, vedendo quanto è stato incisivo nella passata stagione, si può dire che abbia dato al Napoli la possibilità di vincere uno scudetto a distanza di 33 anni, come probabilmente 32 ne mancano prima del quarto, per l'amor di Dio. Quindi farebbe anche triste l'idea, no, che di punto in bianco glielo vai a revocare, poverini. Ci può stare che glielo lasci, ci può stare, però, vedendo tutto ciò e soprattutto come era stato raccontato più o meno un annetto fa, vedendo che il periodo, no, a momenti si sblocca l'anniversario, e beh, qui adesso tocca dare una sorta di credibilità alla giustizia sportiva, perché qui veramente per mesi abbiamo sentito parlare di slealtà, di afflittività. E quindi mo, di nuove cose che dovevano emergere prima ipoteticamente di, perché ci sono le procure per forza di cose che ti devono passare un qualcosa, altrimenti l'autonoma giustizia sportiva non muove un dito se prima magari non arriva roba anche da chi col senno di poi viene giudicato incompetente per fare quella roba nello specifico. E signor Chinè, qui c'è da lavorare, mi sa, se si vuole sempre dare una sorta di credibilità alla giustizia sportiva. Molto dipende da quello, molto dipende da quello. E io sono completamente d'accordo, per l'amor di Dio, che quando si parla di giustizia sportiva, di giustizia c'è veramente molto, ma molto, ma molto poco, dove non si rispettano neanche delle cose abbastanza, no,
normali in un processo vero, diciamo. Quindi la giustizia è una cosa di tutt'altro genere rispetto alla giustizia sportiva. Però a questo punto, dato che comunque vuoi non vuoi, c'è un precedente anche relativamente fresco, no? Tutto sommato, qualcosina qui, signor Chinè, toccherebbe farlo, toccherebbe. Lascio il beneficio del dubbio, un enorme, grandissimo, infinito beneficio del dubbio, ma almeno per dimostrare che nella sua ingiustizia sportiva, perché no, può risultare alle volte anche coerente. Era un qualcosina qui e toccherà farlo, no? Per forza di cose, non può essere nemmeno altrimenti. Falso in bilancio, con delle plusvalenze. Qui che cos'è? Magari non c'è il sistema, poi quale sistema, no? Capisco che sia un termine, no? Dove ti puoi nascondere dietro un sistema Di là invece che cos'è? Di là invece che cos'è? Molto semplicemente viene banalmente da domandarsi vedendo quelli che sono gli eventi emersi, ma appunto neanche da ieri. Ieri c'è stato un qualcosa in più, c'è stata una piccola aggiunta, infatti vedi, signor Chinè, quello che avevi detto è a tutti gli effetti arrivato e adesso si giudicherà anche molto quella che sarà la credibilità della giustizia sportiva, dove onestamente io una mia idea me la sono fatta, via, la butto semplicemente lì così ci mancherebbe altro, però molto curioso al netto di quelli che sono gli aggiornamenti, più che altro immagino anche una roba del tipo, beh, effettivamente tutto sommato il Napoli, cioè, che cos'è, vuoi fare qualcosa al Napoli, vuoi davvero così di punto in bianco reintrodurre la fantomatica afflittività? No, 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 però effettivamente c'era un dirigente in particolare che si chiamava, se non sbaglio, non vorrei confondermi, signor Cristiano Giuntoli, che effettivamente a lui un qualcosina si potrebbe pure fare. Mi aspetta abbastanza uno scenario di questo genere, quindi effettivamente non so neanche se sia un bene o meno qualora chi ne decidesse effettivamente di tornare al lavoro al netto di nuove cose emerse, passate dalla procura, perché qui comunque voi non vuoi è quel discorso lì. Quanta reale credibilità si vuole dare alla giustizia sportiva, eh? Signor Chinè, che si fa adesso? Perché poi comunque si andrebbe a giudicare appunto la squadra campione d'Italia che proprio grazie a quel giocatore lì ha avuto la possibilità di raggiungere quell'obiettivo che mancava da 30 anni e un pochettino oltre. Quindi, tutto molto, ma molto, ma molto curioso, onestamente, il tutto, no? Un pochino particolare anche per certi aspetti e vedremo, molto semplicemente vedremo per l'amor di Dio. D'altronde abbiamo visto anche, no, come tutte le altre società coinvolte con la Juventus alla fine della fiera, tutte le varie procure, no, beh, effettivamente noi qui non riscontriamo nulla di particolarmente strano. Plusvalenze a specchio, scambi a specchio. Ma è sempre stato punito solo ed esclusivamente un lato dello specchio, che se fai a specchio, quantomeno un altro ci deve sulla carta essere, e invece, secondo le pene della giustizia sportiva, no, perché magari da quelle procure non era arrivato nulla di particolare, e vedremo nel momento in cui un qualcosa, una procura l'ha fatto, che cosa emergerà quindi ora, la coerenza che avrà la giustizia sportiva e soprattutto i tempi della giustizia sportiva, perché è anche pur sempre giusto ricordare che negli ultimi anni, negli ultimi mesi in realtà era stato chiesto, no, di posticipare un attimino il tutto, anche perché insomma bisognava fare bisognava fare giustamente degli approfondimenti a riguardo, e anche perché magari la procura competente era della stessa città della squadra che era nel bel mezzo di un campionato quasi storico per loro, e quindi perché no, posticipiamo il tutto. Adesso vabbè, come sparare sulla Croce Rossa, guarda lì dove sono, effettivamente si può dire che tutto sommato quell'operazioncina può essere reputata anche come un piccolo e vago falso in bilancio, e vedremo, ovviamente anche qui De Laurentiis sull'ordinario va a capire quando, come e se fare
verrà giudicato, tanto le tempistiche, bene o male, le sappiamo tutti quanti. Però si è sempre parlato, no, di tempestività della giustizia sportiva celere, che chi se ne frega dar spazio alla difesa, chi se ne frega valutare bene con i giusti tempi, perché bisogna essere rapidi, subito e preferibilmente afflittivi. E quindi sciorchine. L'aspetto proprio al varco. Voglio molto, sono molto curioso di vedere che cosa succederà. Bah, io qualche idea me la sono fatta, voi magari fatemi sapere qui sotto la vostra con un commento, io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!